Azerbaigian ed oggi andiamo al nord della capitale Baku, in direzione alla parte del Caucaso con base a Kuba, che è la città principale più grande della zona, per raggiungere i villaggi di Kinalik e Lhasa. Buongiorno da Cuba, in Azerbaigian. Ieri un po' travagliata con tutto il viaggio, eppure il cambio di ostello. Però me lo si è trovato. La colazione è un pelino abbondante, dopo devi fare ancora l'omelette. Ah no, stanno lì. È uscita mattutina a Cuba. Dovremmo fare il giretto museo, il coso del genocidio, il parchetto e la parte ebraica. Non faccio in tempo, poi lo faccio domani. Vediamo un po'. E un po' di moschee pure, ovviamente. Questa dovrebbe essere una moschea. No, è una moschea. Vediamo, intanto non ci capisco niente quello che ha scritto. Ah no, Ast Bil Mashidi. Quello c'è, cioè, lo capisco, è una moschea. Hanno detto che posso entrare. Carini i termosifoni. Vediamo se è aperta. Mi sa che è aperta. Interessante sto building, sto palazzo, sta casa, non lo so com'è. Sono la piazza principale di Cuba. Ma state fronte alla moschea, non posso non andare all'Aftoroma. Gagliardo. Vediamo se mi fanno entrare pure qua. Cioè non c'è nessuno a dire la verità. È scritto sia in azero che in arabo. Me lavo la scarpa e vediamo se posso entrare. Sembra di sì, vediamo. Scritto in arabo anche qua. Ovviamente si apre da destra a sinistra. Oh, questa è la chiesa, è la moschea principale. Mi sa che è questo qua il museo dove c'è sta statua strana. È pure aperto, boh, tutto aperto qua. Vediamo se posso entrare.
Cioè, non mi ero reso conto, qua c'è un po' di tutto. I cammelli, penso musulmanico, c'è cioè la vita agricola del passato. E dopo di qua il cosmo. La conquista. Ah, c'è pure Sputnik. Sputnik col cammello. Altra moschea, vediamo se posso entrare. Capperi, picchi altissimi vicino. Quello che dovrebbe essere la vecchia bagna, c'è cioè la mamma, questo è ristrutturato. Peccato, mi sa che non lo so se si può andare la sera, devo chiedere. Però è bello questo. Entriamo al parco. Questo è il ponte che divide le due parti. Di là c'è quella ebraica. Il fiume non lo so nemmeno come si chiama, devo vedere. Questa casa non so cosa sia. Questa è la mikvah. The main rabbi of the place, I think. And everything in Jewish. Torah. Torah. E questa dovrebbe essere la sinagoga principale. E torniamo indietro dal Stonebridge, il ponte di pietra. Rifacciamo un esame, park, e torniamo indietro. E da adesso verso Kinganik. Non so se è più bella la vista del paese o la strada per arrivarci. Thank you.
E oggi si va a un altro villaggio a Lhasa dopo la colazione e dopo si va a Baku stasera. Arrivato tutto, sia l'omletta che c'è il formaggio, c'è il crepa, il pane. We have here the English speaker of the hostel. Hostel Alvin. Elven Hostel. Thank you. Ecco qua. Sì. Thank you. Thank you for everything. Thank you also. Thank you. For this wonderful breakfast. No, 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 oh, ok. Dom, so carina, tac, tac, and John. Ok, spasiba. Solamente 2 giorni in questo luogo, in questo tempo, e fino a aprile. È un sacrilegio, so, ma che vuoi fare? Purtroppo bisogna già tornare.